c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato. Bentornati anche, come sempre, dal vostro Niccolò Mazzavillani. Chissà come ci si saluterà nel 2025. 45. Nel 2045, lo 2045. chiediamo al nostro ospite di oggi, è con noi Michele Turazzi. Benvenuto. Buongiorno a tutti, buonasera. Perché Adesso ti ho fatto chiedi, questa ecco, domanda? cioè, giusto perché anche gli altri, chi ci sta Cerchino guardando, di sappia. capire. Gli ho fatto una domanda un po' strana. Perché te l'ho fatta? Ma allora, secondo me, se azzardo un'ipotesi, è perché il libro che ho scritto è ambientato nel 2045. Eccoci qua, allora cominciamo Una senza visione. indugio, lo facciamo vedere, non attendiamo il 2045, questo è Prima della rivolta, opera prima, no, non opera Primo prima, romanzo, primo primo romanzo, romanzo. guardate un po', Ah. quando si dice cominciare bene. Questa è la spada di Damocle e anche la gioia del libro, lo spessore. Che cosa si può dire di questo volume? Ma allora, io devo rispondere? Io l'ho letto e quindi potrei dire di tutto, ma non so quanto tu Io mi gradiresti. piuttosto che fare brutte figure, mi limiterò a fare scena muta, mettermi E così. guardarmi mettendomi Esatto, ansia. esattamente. Ma cosa si può dire? Allora, è un noir d'anticipazione, o meglio, io lo definisco così, perché appunto è una storia noir, c'è un'investigazione, c'è un giallo, c'è un omicidio, un commissario capo che indaga. Ma d'anticipazione, perché come si diceva prima, non è ambientata nella Milano di oggi, ma nella Milano del prossimo futuro, precisamente nel 2045. Qual è la storia? La storia parte quando il nostro commissario capo, che è stato distaccato in Cadore, a Pieve di Cadore, torna a Milano e si ritrova a indagare sulla morte di un illustre imprenditore, Renato Valsecchi, che viene trovato prima in fin di vita e poi morto nel suo attico in cima a Torre Velasca. Tra l'altro con un'arma del delitto molto particolare. Avvelenamento da tetradotossina, mi sono allenato per dirla Già senza. sentito. Figurati. Il nostro regista deve ascoltare bene quello che sta per dire Michele, perché può interessargli molto molto. Che è il veleno che si trova in alcune parti del pesce palla, Ah, che è ecco. un piatto che in Giappone, un piatto della tradizione giapponese chiamato fugu, esistono anche oggi degli chef che sono autorizzati a cucinarlo, hanno un patentino e possono appunto servirlo dopo aver fatto un corso lungo 3 anni. Nella nostra Milano del prossimo futuro è illegale, come nella Milano del presente, cucinare il pesce palla, ma qual è la differenza? Che il mare si è surriscaldato rispetto ad oggi, è un pesce che è originario dei mari tropicali diventa endemico anche nel nostro mar Mediterraneo. Quindi, anche se è illegale, viene servito spesso sotto banco e diventa un po' una moda per il bel mondo, per i più ricchi, che come spesso accade. A come spesso accade, gli piace un attimo gustare dei piaceri proibiti, ecco. Tipo un cocktail di gamberi. Sì, con la salsa rosa, per favore. Mazzavillari, quanto è tenero. No, no, qua c'è un pesce palla. Mi raccomando, Fabio Ranfi, in Giappone non ve mangiate il fugu perché vogliamo risolto giallo anche nel 2024. Va in viaggio di nozze in Giappone. No, che tra l'altro non mi ricordo esattamente poi la preparazione che ci deve essere attorno al pesce palla, perché è molto delicata la preparazione proprio per questa tetrodotossina. Ma lui E secondo me se l'è studiata perché ne no, parla. infatti, adesso glielo chiedo giusto per curiosità mia personale. Se non erro, è proprio un piccolo sacchettino con questa sostanza che è molto delicato, che se reciso praticamente il pesce non può automaticamente essere servito. Perché appunto viene liberata questa tossina e il pesce non si può mangiare perché è velenoso. Quindi c'è proprio una procedura per rimuovere questa sacca e una volta fatto il pesce può essere,
può essere gustato. E così ho... Sì, e ci sono anche delle parti che sono in sé velenose, quindi devono essere isolate come prima, prima cosa. Okay. Se non sbaglio, appunto, perché sì, ho fatto delle ricerche, però appunto non sono né uno chef né un cultore del mondo. L'hai mangiato. Né l'ho mangiato. Però non è un sopravvissuto da fugu. C'è la pelle, lo stomaco ed altre parti, soprattutto le parti meno nobili della carne, che sono contaminate, alcune di più, alcune di meno. Okay. E di conseguenza, però sì, c'è tutta una procedura con cui gli chef devono seguire in maniera abbastanza rigida per evitare che possano attuarsi delle contaminazioni, di conseguenza la carne diventare più o meno velenosa. Come ti è venuta questa idea? Ma sai che questa è una questione che è uscita recentemente in un'intervista che ho fatto recentemente. E la risposta è che non ho nessun ricordo ho ricordi di tanti aspetti della genesi di questo libro, ma non del momento in cui ho pensato all'arma del delitto, se non per il fatto che, ragionando un po', ovviamente l'arma del delitto, insieme al protagonista, a chi indaga, sono poi due elementi più, come dire, a cui devi prestare più attenzione quando scrivi una storia che ha un'investigazione, che ha che si basa su un giallo. E di conseguenza cercavo qualcosa che fosse... non dico originale, ma che potesse restare la memoria, accendere la curiosità. Però il momento esatto e il motivo per cui l'ho scelto, sinceramente non ho nessun ricordo della faccenda. L'avevano narcotizzato. Probabilmente così. Però vedi, cioè, se io non chiedevo, dicevo rimanevo con una mia boiata in testa, perché invece poi ci sono tante altre non parti. Non è solo sa che potevamo ammazzare Mazzavillani, invece è arrivato tu e l'ha salvato. Io ci sto provando da almeno un anno a far fuori. Sì. Che tra l'altro è in questo periodo qua più o meno che ne abbiamo fatto un anno, neanche maggio, questo periodo qua. Siamo ancora qui. Aspetta però, perché mi attacco all'ultima cosa che ha detto, poi te lo lascio. Te lo lascio tra un attimo. Oggi invece di fare risotto giallo, perché stiamo parlando poi di pietanze, cucina con risotto giallo, la Sorgato vuole proprio anche prendere proprio pieno controllo della trasmissione. Ma concediamoglielo. L'ha appena alzata, via. Vai. Schiaccia. Michele, hai detto un secondo fa, tra le tante piccole idee raspollate in giro per la genesi del romanzo, questa mi mancava. E però tutte le altre te le ricordi, voglio dire. C'è un dato da raccontarvi, e non è uno spoiler. Lui scrive di aver cominciato a scrivere nel 2019 e poi essere andato avanti nel corso del tempo. Però già nel 2019 avevi deciso di ambientarlo nel futuro, con tutte le caratteristiche che poi ci racconterai. Pertanto, l'idea di base, quella che sposta in avanti, è l'idea di partenza o l'idea di partenza è un'altra? Ma allora, l'idea di partenza è stata mettere in scena una città in cui tutta una serie di dinamiche della Milano attuale, che si stanno verificando soprattutto nel 2019, in cui ci trovavamo all'apice di un certo tipo di narrazione di Milano, fossero già attuate. Quindi tutta una serie di problematiche che io vedevo nella mia città, tasto avanti veloce e pam, le sbatto in faccia a me stesso in primo luogo e poi al lettore. Di conseguenza l'idea di base era appunto raccontare una storia in un prossimo futuro in cui queste problematiche sono visibili, problematiche come appunto, non so, cito insomma, posso dire la progressiva gentrificazione, l'espulsione della classe media dal centro della città, la creazione di quartieri riservati alle fasce più ricche della popolazione, per esempio, e altre dinamiche che soprattutto in quella Milano in cui l'ho immaginato, che era la Milano che usciva dall'onda lunga dell'Expo, la città in cui c'era questa narrazione super positiva, volevo un po', non dico giocare, però chiedere in primo luogo a me stesso dove stava andando questa città, e da qui mi è venuta l'idea di spostarla in avanti. Sulla base di quest'idea ho poi ricamato la storia gialla. Le due cose sono nate abbastanza di pari passo, anche se devo ammettere che come motivazione base, come mia motivazione principale, c'è stata la volontà di raccontare una storia
di tipo più politico che giallo, però il giallo è nato subito, è sempre stata gialla questa storia e fin dall'inizio la storia è stata questa. Poi sono cambiate tante cose in corso d'opera, ma i personaggi erano questi, l'arma del diritto era questa, anche i vari step narrativi sono stati questi, quindi è nato abbastanza contestualmente. No, adesso devo fare una domanda su questa. No, aspetta, prima di fare la classica domanda di risolto giallo, che vabbè è servita su un piatto d'argento. No, volevo chiedere la procedura poi di indagine, nella cercare di scoprire chi è l'assassino. Si rifà molto con le evoluzioni sociali, i cambiamenti che ci sono in questa Milano del futuro, perché magari sai quando io dico nei film, molto spesso dico in questo mondo ambientato chissà quanti anni prima o dopo cerca di sposare un po' anche la cultura, il pensiero che c'è in quel periodo, si ipotizza che si possa essere oppure che c'è stato. Questo tuo romanzo segue questa linea? Sì, se puoi farcene qualche esempio, senza spoilerare ovviamente. No, giammai. secondo me il giallo, il crime, è uno degli strumenti privilegiati in narrativa per raccontare una società. Di conseguenza, fin dall'inizio ho voluto utilizzare questi strumenti. E da un certo punto di vista mi sono basati su determinati topoi del genere, possiamo anche cliché se vogliamo. In primo luogo appunto questa indagine che ci permette di entrare a poco a contatto con tanti aspetti di questa società, perché con gli interrogatori, con le false piste, con i vari sospetti, il nostro commissario in maniera abbastanza classica appunto si trova a interrogare, a pedinare, a inseguire e via discorrendo, e noi entriamo così in contatto con per esempio le persone che abitano nelle zone ZTL+, che sono delle zone del centro in cui ci accedono solo i residenti, perché appunto così rimangono più tranquille in una città che è molto sovrappopolata. Andiamo a indagare nel campo di Pioltello, che è un grande campo profughi che si trova ai margini della città, che avrà un ruolo molto importante nella vicenda. Andiamo nella zona dello Scalofarini, che è stata ultimata, quindi c'è questo grandissimo parco urbano con questa strada piastrellata longitudinale che lo attraversa, con costellato di grattacieli, in cui al centro c'è la chiesa dell'Apocalisse, che è una religione diventata predominante in questo paese. Di conseguenza a poco noi riusciamo a entrare in contatto con tutte le varie anime di questa città, che poi è anche un meccanismo per evitare, sai, quando si scrive un libro in una realtà che è questa ma non precisamente, il primo, secondo me, errore da evitare è quello di spiattellare le cose al lettore. Il lettore a poco, grazie alla storia, deve entrare in contatto con alcuni aspetti di questa vita, e se anche alcuni aspetti non vengono raccontati fino in fondo, ma vengono solo accennati, poi sta al lettore a ricostruire quello che potrebbe essere successo nel frattempo. Quindi un lettore comunque partecipe, cioè che non è limitato solo a leggere il libro, il lettore che comunque è attivo, è parte. Quella è la speranza, è sempre la speranza che il lettore sia attivo. Certo, no, assolutamente. Cioè, ci verrebbe proprio una serie TV o un film. Io... Sì, no, hai ragione, il film. Basta con queste serie, ne fanno talmente tante, miniserie. Va detta una cosa, che quello che colpisce in prima battuta del libro di Michele è la trama, che è veramente molto originale, ben orchestrata, con questi flashback e flash forward che va continuamente avanti e indietro tra Milano, pieno di flash, cadore. Ripetilo. Back. No, l'altro. Flash? Fast forward. Fast forward. Vabbè, scusa. Era bello come l'avevi detto. Il first certificate. Adesso detto faccio questo, la mia schiacciata. No, però, aspetta, stavo dicendo... Mio, oggi ce la facciamo, ce la possiamo fare. C'è un fugu tra di voi, c'è qualcuno che... Vai. No, dell'estate. Si diceva renderlo un film, ma tutto sommato perderemo l'altra componente meravigliosa di questo romanzo, che è proprio la scrittura. Io o gli diamo anche la sceneggiatura in modo tale che si scriva lui anche questa, oppure un bel 70% del piacere di scorrere queste pagine rimane nelle pagine. Va detto una cosa, io lo so, tu l'hai già immaginata, secondo me. Vai, dilla. No, poi ti dico, sto sopravvalutando, no, come al solito. Sentiamo.
Michele è del mestiere. Michele lavora in editoria, giusto Michele? Ah. Sì, corretto, sì, 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 lavoro in editoria da 10 anni. Sì. Che percorso hai fatto? A partire dagli studi fino ad approdare? Allora, c'era una volta... No, io come accennavamo prima dell'inizio di questa diretta, sono cresciuto in Veneto, a Treviso, mi sono spostato a Milano a 19 anni per frequentare l'università, una classicissima laurea in lettere moderne in statale, in seguito alla quale ho iniziato, già durante l'università, ma soprattutto dopo, ho iniziato a lavorare con piccoli impieghi editoriali come nel varo cursus honorum classico del genere. Quindi ho iniziato a fare schede di valutazione, poi dopo le schede di valutazione ho iniziato a fare qualche correzione bozza, poi sono entrato in uno studio editoriale, ho iniziato a fare degli editing e da lì poi 5 anni fa, no, 6-7 anni fa ormai, ho aperto un'agenzia letteraria con un socio. Sì. Come si chiama? Pubblicità sì. Subito. Si chiama Pastrengo Agenzia Letteraria, rappresentiamo una trentina di autori. E siete via Pastrengo? No, no? Però è nata in via Pastrengo. È nata in via Pastrengo, no, siamo al Casoretto. Come protagonista del commissario, sì. E da lì adesso appunto mi occupo di intermediazione editoriale, di rappresentanze, e parallelamente porto avanti una serie di ghostwriting. Ah. Quindi quello è il lato editoriale, poi... Aia, ghostwriting. Aia. Quindi c'è ancora questa... cosa, dobbiamo spiegare a chi ci non apprezzi il ghostwriting? Vediamo. Spiegamela. Allora, il ghostwriting è quella pratica mediante il quale l'autore che sta in copertina a un libro non è veramente la persona che ha scritto quel libro. Esattamente. Cioè, ma secondo te io dovrei apprezzare una roba del genere? Nel mio mondo, cioè, si chiama sostituzione di persone ed è un reato. Vabbè, ma qui non riesci a non mettere l'elemento giuridico, l'elemento avvocato. No, ti sta dicendo che non scrive discorsi per i politici, che per carità fanno i politici e ci sta che non sappiano parlare, non dovrebbe essere così, ma qui sta parlando di gente che pubblica libri con un altro nome. Però se ci pensi non è troppo dissimile, perché la gran parte delle volte è un qualcosa che si fa per personaggi anche un po' alieni dal mondo della scrittura. A livello di marketing anche. Ma si fa soprattutto con personaggi dello spettacolo, con sportivi, con... sì, YouTuber, gente che... influencer. YouTuber, mi ricordo l'era degli YouTuber. Degli influencer. Me lo ricordo benissimo perché io ho scritto un po' di libri, ma in questo percorso, in uno ho avuto un editor fin dall'inizio, che a un certo punto però mi ha abbandonato perché andava bene quello che avevo scritto, ma soprattutto perché lei era entrata nel magico mondo degli YouTuber. Pensate. Da qui è stata letteralmente risucchiata. No, però è vero, perché d'altronde se devi fare un libro per vendere hai bisogno di qualcuno che abbia le abilità, le vere abilità per scrivere un bel libro che sia godibile, apprezzato dal pubblico. E se uno non ha quella padronanza, quelle abilità, probabilmente quel libro venderebbe... No, ma va bene, così lavorano anche i ghostwriter. No, infatti. C'è un'autrice che ha una ghostwriter come sua protagonista, sai benissimo di chi sto parlando. Hanno fatto anche un film tratto, sì, da un libro, sì, sì. Tratto da un libro. Ma è un ruolo molto, come dire, molto classico per i noir, per i thriller, quello del ghostwriter, perché appunto il dietro le quinte, la sostituzione di personalità, l'entrata in gioco di due personalità molto diverse che poi devono collaborare ma un po' vanno anche contro uno con l'altro, è un buon punto di partenza che infatti è stato declinato varie volte appunto in storie crime noir. L'uomo nell'ombra era... Questo è il titolo del film. Sì, sì, che sì. Non so se è lo stesso titolo del romanzo, forse io diverso. Ho visto il film, non ho letto il libro. Quindi... Okay. E non mi ricordo il titolo, forse era diverso. Tuo. Adesso finalmente faccio la domanda proprio da Ace. Rapporto con la città di Milano. Com'è questo rapporto? Anche... Primo, sogni in Veneto o in milanese? Prima cosa. Seconda cosa, visto che poi Milano è un elemento centrale del tuo romanzo e comunque tu vivi a Milano, com'è questo rapporto?
Ma allora, io fin dall'inizio mi sono sentito abbastanza adottato dalla città, e è una città che tra l'altro che mi ha dato tanto e a cui sono molto affezionato. Poi, quando è che sei venuto qua a Milano? Io sono arrivato a Milano nel 2005. Nel 2005, sì. Caspita, come me, più o meno. Vabbè, più o meno. È l'unica cosa che avete in comune. No, beh, anche lui è andato poi alla statale, anch'io sono andato alla statale, quindi. Avete bevuto il caffè insieme all'Ateneo? Sì, sono arrivato nel 2005, ma peraltro io il libro precedente che ho scritto, che si chiama Milano di carta, è una guida letteraria della città. Quindi dei vari quartieri attraverso le parole dei grandi autori del Novecento. Esatto. Quindi è un libro in cui si andava indietro. Un reportage. Un reportage narrativo. Quindi tutti i luoghi manzoniani. Del Novecento, c'è Bianciardi, c'è Hemingway, c'è Lalla Romano e via discorrendo. Bello. E quindi questo per dire come esempio, per dire che sono molto legato alla città. E da un certo punto di vista appunto questo libro è anche, come dicevo prima, un po' un grido d'allarme, certo, di un innamorato un po' tradito, certo, che appunto negli ultimi anni non riconosce tutta una serie di dinamiche della città. Certo. Per esempio? Ma secondo me la problematica più importante che ha in questo momento la città è quella dell'abitare. Quindi il caro affitti, il caro immobiliare è completamente incontrollato, che si traduce in una minore diversificazione anche sociale dei vari quartieri, che invece è sempre stata una grande ricchezza della città, che rispetto ad altre città, anche per il fatto di essere in un certo senso più piccola, perché a livello di estensione non è molto, molto ampia, ha sempre avuto una molta diversità, certo, al suo interno. Oppure anche la perdita di molti spazi sociali, adesso proliferano, ci sono bar ovunque che sono tutti molto simili l'uno dall'altro, ma si sono persi molte attività come dire, un po' più alternativo dal basso di aggregazione, certo, a mio modo di vedere. Poi ci sono anche ovviamente delle cose che continuano a essere molto positive, e io credo che traspaia anche dal libro appunto l'affetto in primo luogo. Io ho una grande passione urbanistica per la città, proprio, è il motivo per cui mi sono studiato proprio i progetti per costruire questa Milano del prossimo futuro, quelli in essere, quelli che sono già stati approvati o quelli che ancora sono in fase di definizione. E quindi un po' c'è questa doppia anima per, certo, quello che mi riguarda, e anche un po' nel protagonista di questo libro questo aspetto c'è, perché lui ritorna in questa Milano, in questa sua Milano. Lui è nato a Milano dopo 5 anni, si scoprirà perché è stato mandato via nel corso della lettura, e ritorna in una città che non riconosce davvero, la trova, però rispetto alla nostra, che è una città abbastanza ferma dal punto di, sì, vista sociale, almeno per quanto riguarda delle agitazioni dal basso, è una città che in ebollizione, quella che, certo, ritrova, in cui stanno per verificarsi tutta una serie di manifestazioni, cortei, accadimenti, certo, e lui si ritrova un po' buttato là in mezzo a questa città che cerca di riconoscere, ma allo stesso tempo non sa bene dove girarsi, e inizia a, certo, indagare anche per appunto riprendere il contatto con questa sua città. C'è una domanda che io ti vorrei fare e che può sembrare poco ficcante rispetto alla trama e quello che ci hai raccontato fino adesso, ma che parte da una mia esperienza personale. Nel momento in cui tu avevi il manoscritto finito o più o meno finito, sapevi già che te l'avrebbe pubblicato, o hai dovuto cominciare a guardarti intorno e cercare un editore? Ma io ho ultimato la prima stesura, che poi non era una prima stesura, però la mia prima stesura definitiva, nel senso, quindi che era la seconda, terza stesura più o meno, e a quel punto ho iniziato a proporlo a un nucleo abbastanza circoscritto di editori. Che avevi selezionato sulla base di cosa avevano già pubblicato, o li conoscevi personalmente? Poi vi spiego perché gli sto chiedendo. Ma questo. Allora, diciamo che per il lavoro che faccio, molti li conoscevo, però appunto non mi sono mosso in prima persona, ecco. Mi sono affidato comunque a una gente. Ma nella fattispecie, certo, ha gestito la cosa il mio socio, certo, però appunto ecco, questo è un po' il lato un po' più weird del doppio ruolo. E ci sono stati vari tentativi, però no, era concluso il testo, ma ci sono stati vari tentativi prima di trovare quello
che ha detto sì, lo pubblico io? Questa è una domanda super top secret, non si può dire. E teniamoci la risposta super top secret, ma vi spiego perché gliel'ho fatta. È già capitato che sia stato ospite da noi un autore, ed è già capitato anche a me personalmente, che abbia o ambientato nel futuro o trattato degli elementi, delle componenti del presente, però di nicchia. Avete già capito di chi sto parlando, lo disse qui molto chiaramente. L'ho proposto in lungo e in largo per anni e non mi ha badato nessuno. È successa una cosa che io avevo semplicemente vaticinato e lì facevano a cazzotti per pubblicarmi. Quindi, al di là del fatto che tu non mi hai risposto e non mi risponderai e fai bene a tenerti la risposta per te, ma non hai la sensazione, proprio tu che vivi questo mondo delle agenzie letterarie, non hai la sensazione che siano sempre un passo indietro rispetto anche ai gusti del pubblico? Ma allora, questa è una domanda per cui servirebbe una trasmissione ad hoc sul mondo editoriale. E quello che posso dire è che in generale in Italia l'anticipazione, la speculative fiction e la fantascienza, che poi è la macro categoria, anche se questo libro per dire non lo è, non sono precisamente dei generi particolarmente esplorati dalle case editrici e neanche che solitamente vadano a dei buoni numeri di vendita. Questo probabilmente dipende anche forse per una certa polarizzazione del pubblico italiano, e comunque un pubblico non molto ampio dal punto di vista numerico rispetto ad altri mercati. Però appunto poi non voglio annoiare su questioni tecniche, diciamo che in generale poi ci sono, come in tutti gli ambiti, ci sono delle mode, in alcuni momenti si cercano più determinate storie, in alcuni momenti determinate altre. Quello che ti posso dire è che se avessi voluto scrivere un libro sapendo quelle che sono le storie che si sta cercando in questo momento e quelle che sono le storie che in questo momento vendono, non avrei scritto questo libro, non avrei scritto né un libro di questo numero di pagine né un libro con questo tipo di storia. Però insomma, questo è il libro che volevo scrivere, questo è il libro che ho scritto. E bene hai fatto a conservare e proteggere la tua idea, perché è veramente bellissima. Poi te lo lascio, però va detta una cosa: tu prima fuori programma ci hai detto che è stato definito in tanti modi questo tuo romanzo, uno dei quali, che è il primo che viene in mente, ossia distopico, non ti piace. Però preparandomi per incontrarti oggi è venuto automatico andare a vedere un po' qual è stata la miglior produzione di romanzo distopico degli ultimi anni. E tutti i titoli che emergevano non solo erano nella maggioranza stranieri, e vabbè, questo ci sta, ma soprattutto erano titoli che in qualche modo avevano anticipato un incubo, una prospettiva negativa che poi in qualche modo o si è verificato o è stata scongiurata all'ultimo momento. Pertanto, sei sicuro che non ti piaccia distopico? Stai parlando dei Simpson per caso? No, nel senso, poi si scherza anche, ma sì, ma distopico va bene, ma poi tutte le denominazioni vanno bene. Io non, nessun autore penso che sia contento di quando viene affibbiata, no, una categorizzazione a un libro. Penso che questa sia la base. E distopico va bene, a me non piace tanto distopico, ma andiamo a cercare il pelo nell'uovo, no? Non mi piace tanto distopico perché distopico richiama immediatamente un immaginario di tipo negativo, quando invece questo mondo, per quanto tutta una serie di aspetti sono andati verso il male, non verso il bene, non lo vedo come un mondo per forza negativo, perché per esempio in una società più in ebollizione rispetto alla nostra, meno individualista e più collettivista rispetto alla nostra, io non la vedo per forza come una società più negativa. E un po' sotto traccia, poi non abbiamo avuto occasione di parlarne, però sotto traccia nel libro c'è anche tutto un lato più, tra virgolette, sociale, possiamo chiamarlo, politico, in cui si seguono anche le vicende di queste persone che stanno organizzando questi grandi cortei, queste rivolte. E secondo me, appunto, quel mondo lì è un mondo possibile,
non per forza quello che noi avremo. Poi ci sono degli aspetti un pochino più romanzeschi, per esempio la chiesa dell'Apocalisse, non mi aspetto che ci sarà in abbia così tanto impatto, però secondo me è un mondo possibile, ecco. Quindi non credo che sia un mondo in cui ho stressato così tanto le contingenze. Per quello forse distopico non è la prima. Ottimista no, quello no, mi sento di dire che non è ottimista, però non è neanche pessimista, ecco. Purtroppo quando si sente distopico c'è sempre la concezione, in base anche a quello che si vede, che il futuro è terribile, cioè apocalissi, inondazioni, desolazioni, quindi cioè, purtroppo è un termine che quando tu ci pensi immediatamente ti si proiettano nella mente immagini terribili, quindi è sempre un qualcosa di brutto, ecco. Allora, il Fugu che è alla regia... Il Fugu dice che... stiamo andando oltre. Quindi... Facciamo concludere lui come vuole. Ah beh, sì, esatto. Con domanda scelta, domanda e risposta scelta. Sì, autogestito. No, allora, io ringrazio voi per l'invito, sono molto contento di essere qua, soprattutto perché appunto tra tutte le varie caterve di genere di cui si è parlato su questo libro, sono contento che si sia parlato dell'indagine in una trasmissione che è dedicata al giallo, perché è in primo luogo un giallo, è in primo luogo un'investigazione, quindi sì, c'è tutta la tematica climatica, sì, c'è la tematica distopica, sì, c'è l'anticipazione, ma vuole essere in primo luogo una storia gialla, certo. Una storia che è piacevole da leggere perché si vuole scoprire l'assassino, e quindi mi fa molto piacere di essere in una trasmissione dedicata a questo. E noi siamo molto contenti di sentire queste parole dal nostro ospite, molto. Quindi lo rinvitiamo. Assolutamente. Appena scrivi quelle altre 700-800 pagine del prossimo. Al prossimo 80 pagine. Un bignami del prossimo. Va bene. Da Alessia Sorgato. E da Nicolò Mazzavillani. E soprattutto da Michele Turazzi. Buona serata. Buona serata, grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.